Grazie Presidente, consigliere e consiglieri, scusatemi se rischio di non essere particolarmente connesso, ma ho preso stamattina un aereo alle 6:30 per ascoltarvi. Come avete potuto notare, e ringrazio il consigliere Coppedo che l'ha fatto rilevare, ho ascoltato davvero tutti gli interventi. Avevo preso l'impegno di fare questo consiglio comunale, di ascoltare, l'ho fatto con molta attenzione. Vi ringrazio tutti, ringrazio in particolare, consentitemi, l'assessore Panini, che a mio avviso ha fatto un lavoro egregio col suo staff e quindi poche cose devo aggiungere. Una prima riflessione di profilo istituzionale la voglio fare sul tema Corte dei Conti. Noi, come dire, abbiamo tanti motivi per non condividere degli aspetti di quella decisione. Ma è una decisione che rispettiamo, abbiamo fatto ricorso e siamo assolutamente convinti che ora come allora le nostre ragioni verranno accolte, perché sappiamo come stanno i fatti e da questo punto di vista inviterei tutti alla cautela, perché ricordo come se fossero oggi le dichiarazioni quando la sezione regionale della Corte dei Conti non approvò il nostro piano di riequilibrio. Ci avevate una parte della città minoritaria dati per politicamente morti, istituzionalmente morti e finanziariamente morti. Non è accaduto così. Così come tranquillizzo tutti, altrimenti sembra che il nostro ragionamento di oggi abbia un po' una variabile dipendente del fatto se dobbiamo mandare a casa il sindaco o non lo mandiamo a casa. Noi, per quanto mi riguarda, e poi ci ritornerò su questo, noi governeremo questa città fino alla primavera del 2021, indipendentemente da quelle che saranno le libere scelte del Parlamento della Repubblica Italiana, del Governo nazionale e di tutte le altre istituzioni che sono coinvolte in questa vicenda. Quindi sulla Corte dei Conti ha ragione Enrico Panini, la Corte dei Conti si decide nelle aule, non si apre un dibattito surreale, dove ci sono interpretazioni, come dire, le più disinvolte su quello che avrebbe detto o non avrebbe detto la Corte dei Conti. Una seconda riflessione la voglio fare su quello che si è detto di quest'Aula, effettivamente toni molto ecumenici, lo devo riconoscere anche io, toni concilianti da parte dell'opposizione e della maggioranza, quindi non sarò certo io chiaramente a disturbare questo clima sui toni, però attenzione. Perché i toni sono moderati, ma le parole che ho ascoltato un po' meno, io me le sono annotate. E siccome io tengo molto alla legalità, alla trasparenza, alla correttezza, all'onestà e al rispetto della legge, ho sentito diversi consiglieri parlare di falsi, elusioni, artifici, violazioni di legge, falso in bilancio e responsabilità penali. Cioè, se questo poi significa che c'è un clima conciliante, io preferisco i toni dialettici più forti, ma fare insinuazioni così false, così infondate e così ovviamente da respingere al mittente. Altra cosa è non condividere nulla di questa amministrazione, altra cosa è chiedere legittimamente conto di alcuni risultati che non si sono raggiunti. Perché se qualcuno ha degli elementi perché questa amministrazione ha fatto dei reati, più che dirlo in Consiglio Comunale, si deve recare alla Procura della Repubblica, così come noi, convinti che stiamo agendo nel bene, agiremo per calunnia nei confronti di chi pensa, come dire, in qualche modo di esercitare in modo maldestro argomentazioni di questo tipo. Qua si fa politica, quindi io rispondo dal punto di vista politico. Come giustamente ha richiesto l'onorevole Valente, noi dobbiamo rispondere del perché. Non siamo ancora soddisfatti del livello di riscossione, di lotta all'evasione, di patrimonio, l'ha detto l'assessore Panini. Qualcuno dice sindaco, ma devi riconoscere degli errori. Ma non c'è dubbio che non aver raggiunto quegli obiettivi è qualcosa che non ci soddisfa. Noi riteniamo che da un punto di vista politico non è che abbiamo fatto particolari errori da questo punto di vista, anzi. La valorizzazione del patrimonio la vogliamo mettere come un punto fondante di questa amministrazione, la valorizzazione sociale, il tema dei beni comuni, aver internalizzato il patrimonio, andare a scovare gli evasori e
e potrei continuare, ma non la voglio davvero fare lunga da questo punto di vista. Invece un errore l'ho fatto e l'abbiamo fatto. Non siamo ancora sufficientemente coraggiosi e vi spiego perché. Questa amministrazione non ha avuto ancora, nonostante le mie direttive, e quindi non accuso nessuno, ma mi prendo la responsabilità politica, dopo 6 anni e mezzo non abbiamo ancora sufficientemente investigato il debito. Un tema di cui non si può parlare. Ne hanno parlato in Argentina, in Ecuador e in altri posti. Ma dove sta scritto che questa città, secondo qualcuno, dovrebbe andare in fallimento per un debito del 1981? Io non lo consentirò mai. Se qualcuno da questo punto di vista un giorno dovesse ritenere che noi dovessimo fallire per questo, è materia sufficiente perché attraverso il diritto noi dichiariamo una parte del debito odioso, ingiusto e illegittimo. E questo è quello che deve fare un'amministrazione che interpreta il diritto in maniera costituzionalmente orientata. Questo è l'errore che abbiamo fatto. Non siamo stati ancora sufficientemente rivoluzionari attraverso le armi democratiche del diritto. E me ne assumo la responsabilità politica. Tanto è vero che da qui a qualche giorno formalmente costituiremo l'osservatorio sul debito interno ed esterno, perché questo è il tema. Qualcuno mi deve spiegare da dove deriva questo debito. Io lo voglio investigare, lo voglio analizzare e se c'è una parte del debito che non lo riconosciamo, io sono dell'idea che quel debito va accantonato, perché avete discusso e abbiamo discusso di tutto oggi. C'è una cosa però che vi vorrei dire. L'astrazione dalla realtà un pochino del dibattito che oggi si è discusso qua. E vi faccio un esempio. Questa città ha tanti problemi, ha tante sofferenze, ha servizi che non funzionano all'altezza, poi c'è qualcuno che ci accusa, voi spendete i soldi per fare consenso, ma se noi avessimo i soldi faremmo funzionare ancora meglio i servizi. Vorrei dire a queste persone che il 90% del bilancio del Comune di Napoli si spende per gli stipendi, per pagare il riscaldamento, la luce e basta. Io vorrei che qualcuno di voi ogni tanto, come mi capita di fare, oltre a parlare nella nostra città dei problemi, di ANM che non funziona, degli alberi che non riusciamo ancora a tagliare bene e tutti i problemi che abbiamo sulle infrastrutture, si faccia una passeggiata in quello che si scrive e si legge in Italia e nel mondo su Napoli. Come hanno fatto in questa città in 6 anni e mezzo senza fallire? Come hanno fatto in questa città, unica in Italia, a rendere l'acqua pubblica? Come hanno fatto in questa città a non licenziare nessuno? Come hanno fatto in questa città a non mettere sul mercato un servizio di rilevanza costituzionale? Come hanno fatto in questa città, al di là di quello che dice Arienzo sui trasporti, direbbe qualche altro avversario politico, che siamo noi magari che finanziamo l'ISIS, ad avere il maggior numero di turisti e di offerta culturale? Come è accaduto che in questa città con la crisi economica apriamo il cuore, le porte e le nostre case ai migranti? Come accade che in questa città rimane un profilo di umanità così alta? Come accade che in questa città la battaglia per l'ANCI mi ha visto in prima linea, non per chiedere la legge speciale come stanno facendo nella capitale, o come chiedere 50 milioni per il trasporto pubblico a Torino, o come fare in altre città, ma abbiamo fatto una battaglia unitaria per salvare Milano, per potergli consentire di fare il bilancio della città metropolitana, per salvare Torino, per salvare Messina, per salvare Napoli, per salvare Catania, per salvare Reggio Calabria e tantissime altre città. Come abbiamo fatto? Questo è il tema che io non riesco a capire. Cioè, qua si fa un immaginario di città in default, in città un disastro, in città dove non funziona niente. E poi nell'immaginario nazionale e internazionale Napoli rappresenta l'unica esperienza istituzionale e politica di una città che non si è piegata alle dure regole di un liberismo senza cuore, che non ha messo sul mercato i servizi di rilevanza costituzionale, che cerca di attuare la Costituzione attraverso l'interpretazione delle norme costituzionalmente orientate, che mantiene un volto umano, che non è fallita, che è la città che ha avuto il maggior numero di tagli dei trasferimenti, è la città che ha visto una situazione di questo tipo, che certo non ha avuto il sostegno dei poteri forti,
dei poteri mediatici, non ha avuto il sostegno dei governi nazionali e dei governi regionali. Allora ce lo dovete spiegare, noi come utilizziamo la spesa pubblica per fare consenso. Abbiamo eliminato tutte le consulenze esterne, abbiamo eliminato tutte le dirigenze esterne, lo Stato ci ha detto di mettere tasse al massimo, le spese del personale le abbiamo ridotte al minimo. Cioè, diteci voi, io lo capisco che da una parte oggi questo dibattito serve perché al di là di quello che voi ci avete chiesto, che le forze politiche di opposizione ci chiedono e che i nostri avversari ci chiedono, oggi sono io che chiedo. Ma non chiedo perché voglio, per difenderci la nostra sedia. Io politicamente, se si producono ingiustizie, noi siamo più forti, perché noi la battaglia ce la facciamo e ce la sappiamo fare. Noi vogliamo sapere adesso se esistono nel Parlamento della Repubblica Italiana e nel governo delle forze politiche che non devono fare un qualcosa per De Magistris, ma qualcosa che sostiene l'ANCI. E il presidente De Caro, che è il presidente dell'ANCI, iscritto al Partito Democratico, persona autorevole, ha detto negli interventi, ha detto non provate a dividerci, perché i sindaci sono coesi, i sindaci sono uniti, hanno idee differenti, ma qua non c'è la norma salva Napoli o salva Milano, qua si salva il paese se finalmente si dà voce ai sindaci che sono gli altoparlanti dei cittadini, e forse l'Italia potrebbe essere più coesa e potrebbe essere anche meno divisa e meno fondata sulla comunità del rancore. Allora da questo punto di vista credo che la lotta che si sta facendo in ANCI è una lotta davvero importante e significativa, perché mai in questi giorni si è portata una questione locale o una questione che attiene esclusivamente ad un territorio. Allora da questo punto di vista è evidente che noi siamo impegnati perché tutto quello che abbiamo sottolineato alla Corte dei Conti, tutto quello che abbiamo sottolineato al Parlamento, tutto quello che abbiamo sottolineato al Governo lo dobbiamo fare, siamo perfettamente consapevoli che patrimonio, lotta all'evasione, riscossione sono obiettivi che ci dobbiamo dare e che dobbiamo assolutamente raggiungere, però nessuno ha parlato fino in fondo di quali sono le norme che noi abbiamo chiesto a Governo e Parlamento. Abbiamo chiesto soldi? No. Abbiamo chiesto 600 milioni come hanno fatto altri per salvare aziende pubbliche? No. Abbiamo chiesto norme per il trasporto pubblico come in altre città? No. Abbiamo chiesto di eliminare blocchi normativi e vincoli finanziari. Abbiamo chiesto, consigliere Lanzotti, seguimi perché è importante. Abbiamo chiesto di poter armonizzare la normativa sul piano di riequilibrio, perché qualcuno mi deve spiegare perché noi dobbiamo fare il piano in 10 anni, Reggio Calabria lo deve fare in 30, Pescara lo deve fare in 30, armonizziamo. La capacità di poter, la possibilità di poter riaccertare il debito. Vogliamo dire che 3 anni fa, e chi c'era nel precedente Consiglio Comunale se lo ricorda, noi eravamo arrivati al punto di uscire dal piano di riequilibrio, perché avevamo annullato il disavanzo e adesso ci troviamo con un disavanzo grande perché si è passato dal bilancio di competenza a quello di cassa, si è passato al bilancio armonizzato, ci hanno tagliato ulteriori trasferimenti, ci hanno fatto aumentare i crediti di dubbia esigibilità. Vogliamo fare in modo, care onorevole, soprattutto Carfagna e Valente, che quello che si è fatto, lo dico a voi perché siete in Parlamento, non per fare chiaramente una, quello che si è fatto per le regioni con il fondo di ristrutturazione del debito di 2 miliardi e 200 milioni, lo si può fare pure per i comuni? Vogliamo ricordare che il debito dei comuni incide solo per l'1% sul debito nazionale? Vogliamo dire che in questi anni chi ha contribuito maggiormente a risanare il debito nazionale sono stati i comuni? Allora vuoi vedere che se non arriva una risposta dal Parlamento, e questa volta non c'è Cassazione, questo è l'ultimo tram, voglio citare il tram perché visto che a Napoli i tram non passano spesso, quindi citiamo il tram, o passa questo tram e passa bene, oppure non c'è Cassazione in questo caso, non c'è ricorso alle sezioni riunite. Noi capiremo non chi sta con De Magistris, perché abbiamo capito, a me mica sfugge che mentre noi stiamo provando a difendere la città con tutti i nostri errori, con tutti i nostri limiti, con tutti i nostri difetti, le nostre intemperanze,
c'è anche chi si sta facendo una battaglia da cortile politico perché sconfiggendo, come dire, secondo loro politicamente il sindaco ne hanno un vantaggio, senza invece considerare che si sta facendo un attacco frontale a una città. Immaginate una città così viva, troppo viva probabilmente per certi aspetti secondo qualcuno, con troppa energia, con tanta esplosione, con gli investimenti che crescono, tutti vogliono investire a Napoli, investimenti pubblici la dobbiamo far fallire. Allora noi questo lo sapremo. Se c'è qualcuno che vuole in Parlamento e il Governo dare forza ai sindaci, alle amministrazioni locali, ai territori, agli abitanti e ai servizi. Perché non c'è più il tram? Perché noi, carissime consigliere e carissimi consiglieri, dopo 6 anni e mezzo, ormai il fondo non c'è più niente. Cioè noi potremmo valorizzare il patrimonio, ma certo, non penso che in questo consiglio qualcuno ci chiederà di vendere Castel dell'Ovo, Maschiangioino, Palazzo Reale, Teatro San Carlo, qualche insomma, a parte, vabbè, ma magari un domani acquisiremo anche quelle cose là, ci stiamo lavorando. C'è l'ERP, stiamo parlando, la lotta all'evasione, certo la faremo meglio, ma dove possiamo andare? Allora io voglio capire se il Parlamento, le forze parlamentari, le forze governative ritengono che sia giusto dare forza ai territori, sia giusto poterci garantire i servizi, oppure noi fra un po' saremmo costretti, come dire, secondo qualcuno, a rinunciare alle nostre idee. Perché certo se l'età media nelle nostre società partecipate come ASI è 60 anni, ce la ricordiamo la stagione dei rifiuti, che era uno stato di calamità naturale e forse anche uno stato di calamità istituzionale in quel periodo. Sappiamo noi quello che abbiamo dovuto mettere in campo per uscire fuori da quella stagione. Perché non ci consentite di assumere? Perché noi non possiamo assumere in ASIA? Perché non lo possiamo fare? Chiediamo soldi? No, chiediamo semplicemente di poterlo fare. Dobbiamo avere meno vincoli. Allora questo è il tema. Poi politicamente cioè, non ci potete fare nessuno sconto. Alla fine, tanto noi, io personalmente risponderò politicamente, come diceva Luigi Felago, delle cose che sappiamo fare e che non sappiamo fare. Finora, come dire, da questo punto di vista noi ce l'abbiamo messa tutta e io rivendico con grande orgoglio, al netto degli errori che fanno tutti nella vita politica e istituzionale, il fatto che questa città è un'assoluta e chiudo anomalia. Io lo so che questo non piace alle forze politiche tradizionali, io lo so, perché quando vai in giro e testimoni il fatto che siamo l'unica città che mantiene l'acqua pubblica, che non privatizza i servizi, che non licenza, che non rinuncia alle proprie idee. Lo so, Brambilla, che te la fastidio, tu sei fatta battaglia sull'acqua pubblica, quando cominciate un po' a farla pure voi, probabilmente, a Torino, intanto a Roma chiedete la legge speciale, io vorrei che di queste cose ne parlassi, ero testimone io quando è stata chiesta. Allora da questo punto di vista, onestà intellettuale, Brambilla deve avere onestà intellettuale, perché quale battaglie noi le facciamo? Quindi se la vuoi mettere in politica, questa è la nostra politica, è la politica dalle mani pulite, e quando ascolto qualcuno che ci richiama a responsabilità di violazioni di legge, eccetera, chiamateci dove volete, anche nelle aule di tribunale, e dimostreremo che questa amministrazione, con questo contesto pesantissimo, con questa gabbia normativa, con vincoli finanziari, senza soldi, con governi nazionali e regionali che fino a prova contraria non c'è stato sicuramente un sostegno nei confronti della nostra città, ha mantenuto i programmi per cui è stata 2 volte eletta, e fino a prova contraria l'elezione diretta del sindaco significa che il sindaco si presenta con la sua squadra davanti agli elettori e viene votato. La prima volta potevo rappresentare una novità, la seconda volta mi hanno votato dopo che avevamo governato 5 anni, quindi se ci volete, lo dico alle forze politiche nazionali e al governo, metterci in difficoltà da questo punto di vista, noi superiamo anche questo ostacolo, lo troverei solo una profonda ingiustizia. E se invece dovesse arrivare una voce contraria per la prima volta dopo 6 anni e mezzo che un governo della Repubblica e le forze parlamentari danno forza alle istanze dei territori, per l'onestà intellettuale che mi contraddistingue lo direi con assoluta chiarezza. Così come, onorevole Valente, nell'intervento, lei forse non l'ha ascoltato perché siamo solo sindaci, e che bello vedere una Camera dei Deputati, senza offesa per nessuno, riempita da tanti sindaci, nel mio intervento ho detto, dato atto, che sul bando delle periferie la cooperazione col governo è stata ottima. Quindi, come vede, io non vivo di pregiudizi, io sono una persona che ha un senso istituzionale, che ascolta con chiarezza, quindi se qualcuno pensa di mandarci a casa usando la norma, la normetta, il vincolo e la cosa, politicamente ci fate un piacere, fate solamente un grave danno a questa città. Noi la difenderemo fino alla fine,
con le mani pulite, con la forza del coraggio e con le idee alle quali non rinunciamo, perché a chiacchiere tutti sono rivoluzionari. Quando un giorno mi spiegherete perché nelle città dove tante forze politiche amministrano i servizi vengono messi sul mercato, la gente si risenzia, beh, a chiedere i soldi sotto banco e non fai l'acqua pubblica, qualcuno me lo deve spiegare, tra le chiacchiere e i fatti. Noi facciamo i fatti senza soldi, ecco perché oggi, al di là del tono british, chiamatelo come volete, io sono indignato. Sono indignato perché ancora non vedo risposte. Abbiamo chiacchiere ma non abbiamo norme. Se arriveranno le norme noi ne daremo atto. Finora non c'è stato nulla. Aspettiamo, aspettiamo con pazienza, aspettiamo con, come dire, con l'amore che abbiamo per questa città, ma anche con la sofferenza, perché sfido chiunque a governare una città come Napoli in queste condizioni così difficili senza aver avuto sconti da nessuno. Quindi io vi ringrazio per i toni morbidi che avete avuto oggi, le parole però sono state pesanti, ma vi ringrazierò soprattutto e ve ne darò atto nel prossimo Consiglio Comunale se le forze politiche qui rappresentate trasformeranno le promesse e gli impegni in fatti. E le norme noi le sappiamo leggere. E l'ultima cosa che voglio dire, qualcuno dice, se pensate che gli, allora, qualcuno ha detto gli sforzi che faremo, le norme che si faranno, non saranno sufficienti probabilmente a salvare Napoli. Togliete Napoli da mezzo. Se qualcuno di voi pensa di fare uno sforzo che non è sufficiente, non lo fate proprio sforzo, perché noi ci salviamo su, non vi preoccupate. Se lo fate ve ne diamo atto, ma noi, come dire, briciole non le vogliamo. O c'è un impegno forte da parte del Parlamento e si deve parlare di tutta Italia, toglietevi Napoli da mezzo. Il tema non è Napoli, perché io vorrei che citaste Napoli, Messina, Catania, Reggio Calabria, Torino. Torino con 4 miliardi e mezzo di debiti, Brambilla, 4 miliardi e mezzo, la Torino ricca e delle fondazioni. Noi abbiamo fatto le battaglie per tutti e quindi io preferisco, come dire, un'Italia coesa, unita, che riparta dai sindaci. Io ho questo atteggiamento quasi, come dire, di dire, ma noi adesso cerchiamo di darvi una mano, ma tanto voi siete talmente un disastro, talmente un fallimento, che comunque non ce la fate. Io credo che ci debba stare uno sforzo per la città, uno sforzo per questi territori, non un giudizio sull'amministrazione. Voi il giudizio l'avete già dato ed è legittimamente duro, critico e, come dire, non salvifico, che non si può cambiare. Le norme sono un'altra cosa, perché le norme danno una risposta a delle ingiustizie normative e finanziarie. Io lo so che questo può far dispiacere a qualcuno, ma siccome io sono una persona onesta e franca, noi elemosine non le vogliamo. Quello che chiediamo come ANCI credo sia qualcosa e dopo anni e anni spetta a questi comuni, dopo che è stato dato tantissimo alle banche, tantissimo alle regioni, e i comuni non ce la fanno più, non so più come dirvelo. Ed è, non è un caso che i sindaci tra di loro vanno d'accordo, riescono a stringersi la mano, riescono a parlare, riescono anche, come dire, a condividere tutto, e alla fine del discorso uno chiede, ma tu di che partito sei? A che movimento appartieni? Che forse stiamo un po' di più in mezzo alla gente che stare in altri luoghi. Ecco perché questo è un punto di non ritorno. Se non arriva una risposta sufficientemente forte, è la tenuta democratica del Paese che viene meno, e chi non lo farà si assumerà la responsabilità politica di un conflitto sociale senza precedenti, e di questo ve lo dico qua e ve lo certifico: se non arriva una risposta esploderà nel Paese un conflitto sociale di dimensioni catastrofiche, perché quando intere città non sono in grado di garantire diritti, la gente non ce la fa più. E non ci venite poi a dire qua che noi non garantiamo ANM che funziona, perché o facciamo spesa pubblica col consenso o non abbiamo i soldi, cioè delle due l'una, i soldi non ce li abbiamo, quindi le cose andranno sempre peggio, da questo punto di vista andranno sempre peggio. Quindi io attendo con fiducia, consenso istituzionale, ma devo dirvi la verità, anche con un livello di pazienza che francamente ormai si è davvero superato, perché di fronte a quello che abbiamo ascoltato in questi anni io vorrei finalmente un impegno dal Parlamento della Repubblica Italiana e dal Governo. Sembra che ci sta un atteggiamento positivo, io direi che dalle parole si deve passare ai fatti. Io ringrazio il Consiglio Comunale, ho ascoltato tutti gli interventi, ho percepito anche io che ci sta una volontà di sostenere le ragioni dei sindaci, così come ho percepito anche però
che c'è un po' un pensiero nascosto di chi tutto sommato non gli dispiacerebbe se questa città va in fallimento pur di fare lo sgambetto politico all'amministrazione che governa. Questo lo sapremo tra qualche giorno. Chi vivrà vedrà. L'unica certezza che voglio dare a chi mi ha votato è che noi non molleremo fino al 2021, qualsiasi sarà la scelta del Parlamento e del Governo. Questa è la nostra posizione, quindi liberatevi anche, come dire, di questa preoccupazione, a seconda della norma che il sindaco, l'amministrazione regge o non regge. Noi andiamo assolutamente avanti alla Corte dei Conti e nei confronti della nostra città. Grazie. Grazie.